Allora, questa è la perfetta diagramma di tutti i nostri pannelli. Quindi, 2000. Perché tanto poi la troveremo in rete, però... Allora, Instagram, ragazzi. Ma io la faccio più bella, sai? Con me, bravo, così. Esatto. Fai anche il colpo. Allora, quindi, il 2000 e il 1500... fino al taglio 55 sono classificati in Master OLED Pro, quindi tutta la gamma ovviamente al pannello nuovo, quello col deuterio e tutto quanto, anche se non usiamo il logo X, però è comunque tutti il VBE con deuterio, quindi è l'ultimo pannello, motivo per cui il 42 che c'è lì arriverà solo dopo l'estate, perché chiaramente il 42 non esiste ancora la versione nuova. I Master come picco di luminosità ci dovremmo aspettare di mantenere quello dell'anno scorso, il 1500 dovrebbe fare uno step ulteriore e grazie al pannello nuovo e raggiungere anche lui le 1000 candele, invece il 1000 fa uno step in avanti perché monterà anche lui il dissipatore, quindi anche il 1000 che l'anno scorso ne era primo monterà il dissipatore e quindi farà uno step di luminosità anche lui in più, e invece il 980 che sarà il base in realtà monterà anche lui il dissipatore, ma essendo un pannello meno selezionato lo spingeremo meno di tutti gli altri pannelli. Gli unici televisori a non montare un dissipatore sono i 42, quindi anche il 48 non ha un dissipatore raffinato come quello dei 55-65 perché si spingerà di meno sulla luminosità di quel televisore lì, però ha una lastra metallica per dissipare. Il 42 no? Per una questione tecnica o per una questione di prezzo? Per il momento non sono stati, ho detto che abbiamo cercato di per il momento ci hanno confermato il 48, ma il 42 hanno detto no. E comunque il 48 è una soluzione, visto che le performance non sono uguali a quelle dei tagli superiori, un pochino meno premium come dissipatore, ma è dissipato con una lastra di metallo. Quindi, diciamo che abbiamo reso una tecnologia che quando abbiamo lanciato 4 anni fa con il primo GZ2000 era un premium, solo un unicum, ormai è diventato di largo consumo, quindi tutti i nostri OLED, chi più chi meno, di quasi tutte le serie hanno una soluzione di dissipazione, e per quanto noi non presentiamo quest'anno un OLED con un pannello QD, ci eravamo tenuti la carta di provare il pannello nuovo che non abbiamo usato l'anno scorso, e non vi dico cosa non è venuto fuori tra me e qualche collega, perché non lo usiamo, e ormai ho capito, ti devi fidare, cioè nel senso, non ti preoccupare che il nostro GZ2000 sarà all'altezza di quelli, alla fine, recensioni alla mano, il GZ2000 non aveva nessun problema in termini di luminosità, luminanza, rispetto ai nostri competitor.